La fiaba è un racconto fantastico, ricco di elementi magici. Ci sono streghe, orchi, maghi, fate. La struttura della fiaba è complessa, le vicende sono articolate e i personaggi numerosi. Per orientarci meglio all'interno della sua struttura, individuiamo quattro momenti fissi. 1. La situazione iniziale. È qui che vengono presentati i personaggi principali, il luogo e il tempo della storia. 2. La complicazione. Qui invece si ha la rottura dell'equilibrio iniziale. Viene delineato un problema o si esprime un desiderio. 3. Lo sviluppo. Questa è la parte centrale ed è ricca di avventure. Qui il protagonista deve superare delle prove e lottare contro i nemici che vogliono ostacolarlo. 4. La conclusione. Qui vengono superate tutte le difficoltà e si giunge al lieto fine. Il tempo nella fiaba è indeterminato. Ricorrono formule fisse, c'era una volta, tanti anni fa. I luoghi sono imprecisati. Gli ambienti tipici sono i castelli favolosi, le grotte, le caverne terrificanti, i piccoli borghi con strade e botteghe. I personaggi rivestono sempre gli stessi ruoli. Il protagonista è sempre dotato di qualità positive, deve superare delle prove difficili e poi giunge sempre alla vittoria. L'antagonista, invece, è un personaggio del tutto negativo che ostacola in tutti i modi il protagonista. Poi c'è il donatore, l'aiutante, che aiuta l'eroe dopo averlo messo alla prova e gli fornisce uno strumento magico. Infine, il mandante. Questo è il personaggio che affida il compito all'eroe, mandandolo alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. All'interno della fiaba possiamo individuare 31 funzioni, cioè 31 momenti che ricorrono. Le funzioni principali sono l'allontanamento. Qui uno o più componenti della famiglia si allontana da casa oppure muore. Il divieto. Al protagonista è imposto un divieto, per esempio gli viene proibito di andare in un luogo o di compiere un'azione. Poi c'è l'infrazione. L'eroe infrange il divieto oppure non rispetta un ordine che gli è stato impartito. Il tranello. L'antagonista qui tenta di ingannare l'eroe al fine di danneggiarlo. E infatti c'è anche il danneggiamento o la mancanza. Qui l'antagonista reca un danno all'eroe o a un membro della sua famiglia. Poi c'è la partenza dell'eroe. L'eroe protagonista abbandona la casa e parte per la sua avventura. Un'altra funzione è il compito difficile. All'eroe vengono imposte prove difficili che deve superare. Poi c'è il conseguimento del mezzo magico. Qui l'aiutante mette alla prova l'eroe e gli fornisce uno strumento magico. Altra funzione importante è la lotta. In questa funzione l'eroe e l'antagonista ingaggiano una lotta violenta e diretta. E poi si arriva alla vittoria dell'eroe. Qui l'eroe sconfigge il suo antagonista. Altra funzione è la punizione. L'antagonista viene punito e riceve il giusto castigo. E infine il lieto fine. L'eroe supera tutte le difficoltà e vive felice e contento. Si sposa con la donna che ama o diventa re.